Siamo veramente ottimisti in questa avventura perché riteniamo che la vecchia amministrazione non abbia amministrato bene. La nostra squadra è una squadra che ha competenze, ha esperienza politica e questo è il momento dell'esperienza. Devo dire che con molta tranquillità non avremo nemici ma avremo degli avversari e quindi faremo in maniera pacata la nostra proposta politica che la trasferiremo a tutte le persone nel territorio per far capire che è il momento del cambiamento, del rinnovamento politico ma anche è il momento utile per bocciare o promuovere i vari soggetti politici. Noi ci presentiamo dopo 5 anni di opposizione, se la gente ritiene che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, se abbiamo difeso bene gli interessi e i diritti dei nostri concittadini, penso che ci possano votare positivamente, quindi andando all'amministrazione di questo Paese. Ho capito che c'è un'emergenza bilancio, un'emergenza economica nel comune. Sì, c'è un fatto grave. I revisori dei conti hanno dato parere negativo per il bilancio 2021-2023 e questa è veramente una cosa gravissima. Da qui a pochi giorni ci troveremo ad approvare questo strumento finanziario, ma devo dire che ad oggi non abbiamo la documentazione che ci possa portare a un voto positivo di questa proposta di bilancio. Ricordo che ad oggi non abbiamo il bilancio 2021-2023, siamo nel 2022. La dice lunga sulla capacità, sulla forza politica, sui numeri, perché la politica è fatta anche di numeri e ricordo che questa amministrazione nei 5 anni ha perso 5 consiglieri. Nel sistema maggioritario c'è una maggioranza bulgara e questo sindaco è riuscito a perdere anche 5 consiglieri su 8, quindi già la città ha bocciato questa amministrazione. Ora l'elezione farà il seguito. L'ultima cosa, ho capito che c'è una trasversalità tra quelli che appoggiano Mario Cutelli. Sì, la nostra è una lista civica che trova presenti tantissime sensibilità. Abbiamo la presenza di Fratelli d'Italia, ma anche del PD, ci sono anche componenti del centro. Allora, questo è il momento della responsabilità. Noi ci troviamo in una piccola comunità con un sistema maggioritario e ritengo che la sintesi deve essere fatta assolutamente prima della verifica elettorale. Questo sono le regole e così ci dobbiamo adattare, ma devo dire ancora una volta nessuno assolutamente è di parte perché tutti i componenti hanno tolto la maglietta di appartenenza per rincorrere quello che è l'interesse generale della nostra comunità.